tutti e bentrovati su Learnamo. Dopo il successo del nostro video al ristorante, abbiamo deciso di realizzare un video sul business Italian, l'italiano commerciale, con tutte le parole ed espressioni da conoscere per venire a lavorare in Italia. Nella prima parte vedremo come queste parole ed espressioni sono usate in maniera naturale in un dialogo, mentre nella seconda parte le analizzeremo una per volta in maniera dettagliata. Avanti. Posso? Prego. Si accomodi. La ringrazio. Dunque, io mi chiamo Rocco e ho letto un annuncio sul giornale per il posto da stagista nella vostra azienda. Pensavo di proporre la mia candidatura. Sì, spero che lei abbia portato un curriculum perché devo subito capire se ha i requisiti per lavorare per la nostra SDA. Certo, il curriculum è proprio qui. Prego. Grazie. Sicuramente i titoli ci sono, le referenze anche, ma perché dovrei assumere lei invece di un altro candidato? Per quale motivo vorrebbe lavorare per la nostra azienda? Beh, principalmente perché mi piace l'idea di poter lavorare in proprio. Ma cosa ci fa qui, scusi? Io sono il capo qui, lei sarebbe un dipendente. Vorrei avviare un'attività tutta mia, ma la banca mi ha rifiutato il prestito e senza un finanziamento, ovviamente, non posso permettermi di realizzare il mio progetto. Quindi mi tocca fare la gavetta e sperare di guadagnare uno stipendio che mi permetta un giorno di mettere i soldi da parte e realizzare il mio sogno. Quale sarebbe il suo progetto, se non sono troppo indiscreta? Aprire una scuola di italiano a Bologna e magari anche delle filiali in altre città italiane e del mondo intero. Idea ambiziosa! Voglio investire anche io in questo progetto. Cominciamo a Bologna e con i ricavi di un anno intero cominciamo a espanderci. Che ne pensa? Wow, sono venuto per un posto da stagista e ora sto per diventare suo socio? Convoco subito una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione della società per definire tutti i passi dell'operazione. Io la aspetto domani per tutti gli ultimi dettagli. D'accordo, non mancherò. Cafone. Avete capito tutte le parole ed espressioni che abbiamo usato? Se la risposta è no, non preoccupatevi, è arrivato il momento di analizzarle. Innanzitutto, se un'azienda o compagnia sono sinonimi, ha bisogno di nuovo personale, e cioè di nuovi lavoratori, fa un annuncio su un giornale o su internet. A quell'annuncio rispondono tutte le persone interessate a quel lavoro, che chiameremo i candidati. Se la candidatura viene accettata, nella maggior parte dei casi si diventa stagisti, ossia impiegati che prendono parte ad un tirocinio, cioè un periodo di addestramento durante il quale si apprende come svolgere i compiti che saranno assegnati una volta ottenuto il posto vero e proprio. Il curriculum, invece, detto anche curriculum vitae o a volte abbreviato con le lettere CV, è un documento nel quale sono indicate le esperienze, non mi veniva la parola, le esperienze scolastiche e professionali di una persona.
i requisiti sono delle qualità o delle capacità richieste e necessarie per un determinato scopo, in questo caso per un determinato posto di lavoro. Per quanto riguarda SPA, questa è una tipica abbreviazione commerciale italiana che sta per società per azioni. Un'altra abbreviazione simile che si usa molto in italiano è SRL, che sta per società a responsabilità limitata. Entrambe si formano a partire da una o più persone che versano una somma di denaro per fondare la società. Però la società per azioni può essere quotata in borsa, mentre la società a responsabilità limitata non può essere quotata in borsa. Inoltre, se state cercando un lavoro, sappiate che molto importanti sono anche le referenze, e cioè le informazioni che altri datori di lavoro hanno scritto su di voi, sulle vostre qualità morali e professionali. Lavorare in proprio, invece, già sapete cosa significa, non è vero? L'abbiamo spiegato nel video su tutti i significati della parola proprio. In questo caso significa lavorare in maniera indipendente, senza un capo. Ovviamente il contrario di questa espressione è lavoratore dipendente, cioè che lavora per qualcun altro. Prima di continuare vi ricordo di passare dal nostro sito dove trovate la spiegazione scritta e gli esercizi per questa e per tutte le altre nostre lezioni. E sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter potete trovare tantissimi contenuti extra, come la nuova rubrica dove Graziana spiega ogni giorno una nuova parola italiana. E non solo. Passate, non la troverete qui su YouTube. Ovviamente, siccome è molto difficile ottenere sin da subito un lavoro da alto dirigente, bisognerà fare la gavetta. Questa espressione significa cominciare a lavorare svolgendo lavori umili e mal pagati, in attesa, pian piano, di ottenere impieghi di livello superiore. Se non volete fare la gavetta, vi conviene avviare una vostra attività. Avviare un'attività significa aprire un vostro business. Per farlo però dovrete superare tutti quegli step burocratici fatti di scartoffie e file interminabili agli uffici amministrativi. Non so se vi conviene molto, specialmente qui in Italia, dove la burocrazia è una delle più lente e articolate. Infatti, già che ci siamo, dovete sapere che per avviare un'attività in proprio in Italia serve la partita IVA, ossia un numero di 11 cifre che identificherà la vostra azienda. Chiaramente, per fare tutto questo vi serviranno i soldi. Avete notato quel gesto? No? Ok, ve lo faccio rivedere. I soldi. Quel gesto è usato dagli italiani per riferirsi al denaro, ai soldi. Se lo usate in Italia, chiunque capirebbe di cosa state parlando. Dovrete, pertanto, chiedere un prestito o finanziamento alla banca, ossia una somma di denaro che ricevete a patto di restituirla a piccole rate. Lo stipendio, invece, o salario, è la parte più bella. Eh già, sono i soldi che guadagnate, quindi quelli che ricevete e che potete spendere come volete. La cosa migliore però sarebbe non sprecare i vostri soldi, ma investire, cioè usare il vostro denaro per compiere alcune operazioni finanziarie che vi possano restituire un ulteriore ricavo, cioè un ulteriore guadagno. Per esempio, aprire un negozio, acquistare titoli in borsa, aprire un bed and breakfast e così via.
Se la vostra attività vi dà molti ricavi, potreste decidere di voler espandervi, cioè di aprire altre sedi in altre città o persino altri paesi. In questo caso avrete bisogno delle filiali, cioè delle sedi, delle sezioni distaccate che operano però alle dipendenze della sede centrale. Tuttavia, se la vostra azienda cresce, potreste non riuscire più a far fronte ai compiti che vi si presentano e quindi potrebbe tornarvi utile la presenza di uno o più soci. Un socio è una persona che detiene parte della proprietà dell'azienda e pertanto collabora alla sua crescita. Infine, il consiglio di amministrazione è un gruppo di persone che si occupa della gestione dell'azienda, ma non è detto che ne siano proprietari. Ah, e ovviamente, dopo una riunione o un meeting o quel che è, se qualcuno vi porge la mano, non fate come Rocco, risultereste maleducati, cafoni. Scusa, non ci ho fatto caso. Speriamo che questa lezione vi sia piaciuta e vi possa aiutare a lavorare in Italia. Fateci sapere nei commenti se volete altre lezioni sul Business Italian. Ci sono davvero tantissime altre parole ed espressioni di cui potremo parlare. Sì, anzi, già che ci siamo, fateci sapere nelle vostre lingue, esistono espressioni come queste che abbiamo visto oggi? Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao ciao! Sì, ma era la parte. Mi sembra molto importante e anche pii.